abbastanza fresca, vedi? Qua probabilmente sono quelli che sono passati davanti a noi. Sulla difesa dei nostri... Sono tre cuccioloni di quest'anno, ormai belli cresciuti, come hai visto, tre lupi che ti sono passati in fianco. Credo che anche tu ti sei reso conto cosa sia vedere un animale così schivo, elusivo. Era a 20 metri di distanza. Ci è passato vicinissimo. Dopo una vita di sport, di fatica e sudore, e fare il fondista sci di fondo per 20 anni, 5 Olimpiadi, 8 campionati del mondo, e la mia vita è stata questa fino a 37-38 anni, e poi ho deciso di tornare qui in mezzo a quello che si vede dietro a me. Qui in Lessinia tutto è iniziato nel 2012, quando un lupo dalla Slovenia in dispersione è arrivato dopo 3 mesi circa di viaggio, ha coperto 1200 km in linea d'aria, arrivando in Lessinia e fermandosi in Lessinia per tanti motivi. Il principale è perché ha trovato cibo selvatico, ha trovato una compagna, Giulietta, una lupa italiana che era già sul territorio da qualche mese, e si sono incontrati proprio in questa zona dove siamo noi. C'è una cucciolata non propriamente di Slavoj e Giulietta, ma di due figli di Slavoj e Giulietta. Essendo sempre sulla difesa dei nostri... Sono passati, porca puttana, sono fermi. Abbiamo appena visto? Ma come vedi, l'emozione è tanta, nonostante che l'ho visti tante volte. Eravamo qua a fare una chiacchierata non proprio nella zona proprio del rendezvous, ma nella zona un po' fuori dalla loro zona abituale, probabilmente o spaventati dalle vacche, dal peggio che stanno venendo giù dalla strada, oppure per curiosità, perché hanno sentito il nostro vociferare, sono venuti a vedere. Sono tre cuccioloni di quest'anno, ormai belli cresciuti, come hai visto, tre lupi che ti sono passati in fianco. Le immagini e l'emozione è stata tanta, credo che anche tu ti sei reso conto cosa sia vedere un animale così schifo, elusivo. Era a 20 metri di distanza. Ci è passato vicinissimo, una delle volte che mi è passato così, in maniera naturale, più vicino, non andandolo a cercare. Potresti fare il richiamo? Allora, adesso il richiamo è assurdo, è inutile, perché il richiamo lo fai di notte, il richiamo lo fai quando sono calmi. Adesso sono già andati perché probabilmente sono stati spaventati, e di conseguenza il richiamo non ti risponderanno mai. Come vedi, è bombardato di impronte, abbastanza fresca, vedi? Qua probabilmente sono quelli che sono passati davanti a noi. Provarsi da tu per tu, tre lufoni, tre lupacchiotti così. Ti porto fortuna. E con i tuoi occhi hai visto proprio che hanno svirgolato nettamente e sono scappati, perché ripeto, di noi hanno il terrore.